È arrivato il verdetto a proposito del processo che vede coinvolti, o meglio, che vede, diciamo così, personaggi Amber Heard e il buon famoso attore americano di Hollywood, ossia Johnny Depp. L'attore sarebbe stato diffamato proprio dall'ex moglie dopo 12 ore di camera di consiglio. La giuria quindi ha raggiunto il verdetto a proposito del processo per diffamazione tra Depp e Amber Heard, che dovrà pagare circa 15 milioni proprio a Johnny. Una cifra inferiore ai 50 milioni che erano state richieste proprio dal famoso Johnny, ma seppur molto grande come cifra, è più del doppio degli alimenti ricevuto al momento. La Corte si è pronunciata attraverso il giudice che si chiama Penney Azakerate del Tribunale di Fairfax, ci troviamo in Virginia, Stati Uniti d'America. Quando la giuria è entrata in aula, la giudice era rispedita in camera di consiglio perché i giurati non erano ancora assegnati una cifra di tipo compensativo per quanto riguarda l'eventuale diffamazione del loro verdetto. Dopo circa 20 minuti arriva quindi il verdetto definitivo. Colore nero di vestito, espressione piuttosto triste, Amber Heard ha sentito il verdetto della giuria nel processo che la vede coinvolta a proposito di Johnny Depp nell'aula. Dunque, questo è quanto. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Dunque, Amber Heard dovrà andare a dare 15 milioni a Johnny Depp, che è stato diffamato da lei stessa. Iscrivetevi, commentate, danno la gratuità.